Buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro appuntamento del venerdì per gli aggiornamenti della settimana e quindi partiamo subito. Ormai sul Covid, ve l'ho detto, vi do solo così un dato che a noi arriva tutti i venerdì e che per fortuna a Gussago, cioè Gussago, scusate, in provincia di Brescia, quindi anche a Gussago i numeri sono veramente ormai ridotti a poche unità nelle ultime settimane, quindi direi che va bene, speriamo che vada avanti così. Altri aggiornamenti invece che ho da darvi oggi sono legati ai lavori di Via Roma. Semplicemente per ricordare a tutti che via Roma, come vi avevo anticipato venerdì scorso, da martedì è stata riaperta al traffico, quindi la si può percorrere. Il cantiere è tutto su Piazza San Lorenzo e per chi è passato avrà visto che i lavori stanno andando veramente di buona lena e credo proprio che entro metà marzo si possano concludere. Dico di Via Roma riaperta e fate girare la voce perché in questi primi giorni è capitato che qualcuno prendesse vicolo canale sparato, sovrappensiero, magari senza farlo apposta. Però ecco, la segnaletica è tutta a posto e quindi ecco, si ripercorre Via Roma e non la chiuderemo più, fatto salvo degli eventi, perché ovviamente i lavori sono proprio conclusi. Mancano alcune piccole finiture, ma non chiuderemo di certo la strada. Piazza San Lorenzo invece, ve l'ho detto prima, i lavori stanno andando avanti, sta prendendo sempre più forma, a mio avviso, ma anche molti cittadini hanno fatto notare che sta uscendo davvero un lavoro ben fatto e su questo non avevamo alcun dubbio. Ora speriamo davvero che entro la metà di marzo, magari anche qualche giorno prima, possano chiudersi questi lavori, poi magari rimarre indietro la piantumazione delle siepi e dei fiori o qualche piccolo dettaglio, però ecco, una volta finita la pavimentazione riapriremo anche la piazza e quindi anche via Don Potieri, che era già via della chiesa, sarà riaperta a senso unico come è sempre stato. Altre informazioni che vi do sempre in merito a cantieri, lavori, eccetera, sono i lavori di Via Forcella, che anche quelli stanno procedendo in maniera spedita, però purtroppo in quel caso non possiamo riaprire la via prima della conclusione dei lavori, che ormai prevediamo ancora un paio di settimane di chiusura e poi anche quella sarà riaperta. Quelli sono lavori che non sono lavori nostri, sono di Enel che, come vi ho già detto, sta potenziando la linea con l'installazione di due nuove cabine di distribuzione perché chiaramente è un servizio, quello della distribuzione dell'energia elettrica, molto importante e in questa zona Pie del Dosso e Piazza siamo un pochino in sofferenza. Ci scusiamo per ieri dove ci sono stati lavori che hanno portato alla chiusura di via Angelo Inganni e via Santa Liberata, via Meano, per un paio d'ore, i lavori sono durati davvero poco, non c'è stato un preavviso nei giorni precedenti perché è stato abbastanza imprevisto il dover deviare lo scavo e quindi non si pensava di dover chiudere, però ecco, ripeto, è stata chiusa un paio d'ore. Anche lì ci sono dei lavori in corso, non so esattamente se si sono già conclusi con la giornata di oggi o se andranno avanti un paio di giorni, ma non chiuderemo di sicuro più la viabilità. Sono lavori in questo caso invece di finitura della rete di fibra ottica, quindi sono tutti servizi che non dipendono troppo dal comune, ma le società ovviamente devono lavorare per poter portare questi tipi di servizi a tutti. Quindi ecco, è stato più che altro un imprevisto di ieri, però ripeto, si è risolto tutto nel giro di veramente 2 ore.
Altra cosa importante invece da dirvi, non riguarda più i lavori, ma riguarda le borse di studio per i nostri ragazzi meritevoli. Il bando è stato aperto questa settimana, lunedì, martedì, non ricordo. La presentazione delle domande scade il 6 di marzo. Su un sito del comune, in prima pagina, dove c'è la sezione bandi e gare, c'è proprio bando per assegnazione assegni di studio, e quindi fate passare la voce ai genitori, soprattutto dei ragazzi che hanno finito la terza media, per i ragazzi delle superiori e poi dell'università. Noi abbiamo messo a disposizione una somma anche quest'anno, come sempre, di 20.000 euro, poi alcuni anni l'abbiamo anche aumentata in base un po' alle domande per cercare di accontentare tutti quelli che hanno i requisiti. Quello lo vedremo però a chiusura del bando. L'importante adesso è davvero che i genitori lo sappiano. L'ho pubblicato anche sulla mia pagina Facebook, sulle pagine del comune, circolata la notizia. Poi la cerimonia vera e propria per la consegna degli assegni avverrà il 21 di marzo, come tutti gli anni, primo giorno di primavera, noi facciamo questa cerimonia dove consegniamo gli assegni. È un bel modo per riconoscere l'impegno dei nostri ragazzi, dei giovani. Non cambia di certo le sorti economiche delle famiglie, però un segno, un premio proprio di riconoscimento ai ragazzi che si impegnano. Le borse di studio sono suddivise in tre fasi, quelle di merito e reddito, cioè coloro che sono meritevoli e anche hanno un ISEE al di sotto dei 16.000 e rotti euro, adesso sul sito poi trovate il dettaglio, poi c'è le borse di studio per merito e poi quelle per eccellenza, che sono quelle destinate ai ragazzi che hanno chiuso la terza media lo scorso anno. Quindi ecco, mi raccomando, fate circolare la voce tra genitori, qualcuno che si è perso la notizia, fino al 6, fino a lunedì prossimo, c'è tempo per partecipare a queste domande. Altra cosa che ho da dirvi è che un evento di domenica pomeriggio alle ore 17 c'è il secondo appuntamento teatrale, Teatro per Bambini. Ingresso gratuito in sala civica, ore 17. Questa domenica è il turno della storia di Pinocchio, quindi per i bambini è una bella occasione per essere con i loro genitori a vedere teatro, che fa sempre bene. Ok, l'ultima cosa che ho da dire, no, non è l'ultima, in realtà sono ancora due. Oggi è il 24 di febbraio. Un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina, quindi un anniversario triste purtroppo, e domenica anche noi saremo presenti a Brescia per una iniziativa, una marcia della pace, per chiedere appunto la pace, l'intervento della diplomazia e per mettere a tacere le armi. È sempre importante far sentire la propria voce. In questo caso, nel caso dei conflitti, a mio avviso è sempre importante lo schieramento dalla parte di chi vuole che finiscano questi conflitti, e quindi è vero che sono iniziative magari simboliche, ma che fanno sentire e danno anche un po' l'idea di quello che sia il sentimento delle persone. Purtroppo oggi è una brutta ricorrenza e speriamo di non dover di doverne ricordare un'altra con lo stesso motivo, quindi che cessi al più presto questo conflitto nel cuore dell'Europa. Ieri però era un altro anniversario che io non dimentico facilmente, perché ieri invece era il 23, e il 23 febbraio del 2020, quindi 3 anni fa giusti, era domenica, si festeggiava il carnevale, qua invece si è già concluso. Era una domenica in cui ho dovuto intervenire nelle feste del carnevale nel primissimo pomeriggio, bloccandone la partenza, perché purtroppo era il giorno in cui si è un po' cominciato a prendere coscienza di quello che stava succedendo dopo le settimane in cui si parlava di SARS-CoV-2, ma sembrava una cosa lontana, era
erano i primi casi a Roma, poi si sono avvicinati, poi Alzano Lombardo e poi 23, insomma, quella domenica. Da lì poi è partito tutto, siamo arrivati al 9 di marzo con il famoso primo lockdown, quindi ecco, anche questo un anniversario triste. Poi sapete tutti che la ricorrenza proprio per le vittime del Covid è invece stabilita per legge il 18 marzo, però ci tenevo così a ricordarvi anche questo. Ormai 3 anni fa siamo partiti con questo dramma del Covid e speriamo davvero che ci lasci definitivamente al più presto, ecco. Anche perché è giusto far memoria anche di questo, perché le nostre memorie, quando le cose passano, poi tendono a, magari anche giustamente, a cancellare queste cose qua, e chi le ha vissute invece davvero fa fatica ed è giusto non dimenticarle, insomma. E quindi ecco questi due, come dire, questi due anniversari, sì, purtroppo. E l'ultima cosa invece che vi dico, riferita sempre al tema dei rifiuti, che è un tema che sta tenendo banco in questi ultimi periodi, perché sapete, abbiamo questi cambiamenti annunciati da tempo, tra l'altro non sono una sorpresa, però ormai il tempo stringe, 1º aprile sarà il giorno in cui avviene questo cambiamento. Lo ricordo tutti i venerdì, ma perché mi interessa che arrivino le informazioni chiare di prima mano e poi magari che non funzioni come il telefono senza fili, ma nel passaparola siano così come vi vengono descritte, in questo caso da me, ma perché non avrei nessun motivo per raccontarvi cose diverse. Mi premeva dirvi che a giorni, quindi settimana prossima, spero che possano già arrivarvi nelle cassette della lettere una lettera a tutti i cittadini, quindi non buttatela via, non è pubblicità, sarà proprio identificata Comune di Gussago, dove vi vengono date le informazioni che poi avete già letto sul punto per ben 2 volte, che vi ho già spiegato, quindi niente di nuovo, ma lì ci saranno le date, i luoghi in cui potete andare a ritirare la fornitura di sacchi, quali saranno i cambiamenti e da quando, cioè dal 1º aprile. 2 o 3 precisazioni però le faccio. Qualcuno chiede, ma io avevo comprato sbadatamente 4 rotoli di sacchi grigi, cosa ne faccio? Cari miei, li usate per mettere le bistecche nel freezer? No, dai, perdonatemi la battuta, no, non si potranno più usare, però abbiamo anche detto il mese di aprile non saremo così fiscali, e quindi chi deve finire i 4-5 sacchi avanzati, oppure se vuole usarne ancora 4-5 del rotolo che aveva lì, non preoccupatevi che ve lo raccogliamo. Questo mese sarà un po' un mese di transizione. Perché? Perché chiaramente poi c'è quello che viene in ritardo a prendere i sacchi, perché si è dimenticato, perché era via, perché per mille ragioni. Quindi il mese di aprile sarà un mese un po' così. Questa settimana abbiamo incontrato un gruppetto di cittadini che sui social ha aperto un canale monotematico sul tema dei rifiuti. Li abbiamo incontrati, sono venuti a esporci i loro, le loro, le, non le loro, a riportarci, a farsi portavoce di alcune questioni che alcuni cittadini avevano fatto emergere. Li abbiamo ascoltati su alcune questioni. Possiamo anche cercare una soluzione, e ci siamo fissati un ulteriore appuntamento tra una decina di giorni. Su altre questioni è stato spiegato la motivazione per cui non si può fare altro. Però ecco, è stato interessante sicuramente ascoltare anche la voce dei cittadini. Mi permetto qui di dirvi, ma perché allora non sono state fatte assemblee? Allora, non sono state fatte per una ragione molto semplice, che il tema dei rifiuti è un tema davvero talmente complesso e dove ognuno ha un po' la sua visione, che se tu fai un incontro pubblico dove hai l'intenzione di spiegare quello che vuoi fare, poi ti arrivano regolarmente centinaia di idee diverse,
e tu poi non fai più niente e fai anche la figura di quello che ha ascoltato, ma poi hai fatto quello che ne avevi voglia. La sostanza non cambia perché va detta le cose per come stanno. Noi abbiamo preso il problema che avevamo e l'abbiamo sviluppato con il nostro modo di vedere le cose, rispettosi delle normative, perché questo lo dobbiamo fare. Non abbiamo inventato nulla di nuovo perché stiamo semplicemente replicando sistemi che altri comuni già hanno. E poi, come sempre, i cambiamenti spaventano, i cambiamenti, sembra che ci cambi chissà quali cose, l'abbiamo già sperimentato nel 2013, io ero l'assessore all'ambiente all'epoca quando togliemmo i cassonetti da tutto il paese, poi abbiamo tolto le campane dal vetro, poi abbiamo tolto il green service e anche lì il fermento era forte, però poi ci si è piano piano abituati. Quindi ora ci saranno sicuramente dei dettagli da andare a sistemare e quindi li sistemeremo senza nessun tipo di problema laddove possono essere sistemati, dove non possono essere sistemati, chiaramente non ci possiamo fare nulla. Quindi ecco, lettera che arriverà in tutte le famiglie, vi diremo in quali luoghi, perché non faremo una distribuzione massiva solo in un punto, ma in più date. E in più luoghi, comprese le frazioni, per cui uno comodamente può venire a ritirare la propria fornitura di sacchetti. Bene, io quello che avevo da dirvi ve l'ho detto, ora come sempre passo a leggere i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità. Allora, questa mattina come sempre alle 6:28 sono passati per il vetro, baccano assurdo. Ecco, questa è una segnalazione che non mi fa piacere, ma me la segno perché una delle cose, una delle attenzioni sui rifiuti era proprio questa, quindi gli operatori sanno che, adesso io vado a memoria, ma mi pare che l'inizio dello svuotamento per il vetro, scusatemi, che è chiaramente uno svuotamento che fa rumore, non è come vuotare la carta o il resto delle altre frazioni, partisse alle 7 o 7 e mezza, quindi segnalerò questa cosa perché giustamente non dovrebbe avvenire. Avevamo pattuito con la ditta anche se volete partire un pochino prima, fatelo nella zona industriale dove chiaramente più di tanto non disturbiamo le famiglie e chi sta già lavorando, per cui è sveglio. E se l'azienda è chiusa non c'è nessuno, ogni tanto bisogna comunque ricordarglielo, quindi grazie per la segnalazione, provvedo a riportarla. La raccolta del verde iniziando lunedì, quando il pagamento lunedì caricano, grazie. Allora, ciao Sergio, sì, lunedì parte la raccolta del verde, come prima non dovete fare niente, mettete fuori il vostro bidone. In queste settimane sul bidone di ognuno, mano a mano che lo esponete, troverete proprio un adesivo con l'avviso dove vi ricordiamo che dal 1º aprile potete aderire al servizio che dovrà essere su prenotazione, quindi uno si iscrive o non si iscrive e che sarà a pagamento. Anche qui quel gruppetto di cittadini che abbiamo incontrato ci ha sollevato alcune questioni, le stiamo dettagliando, per cui oggi prendetela, come ve l'ho già detta tante volte, si paga 55 euro all'anno. Potrebbe esserci qualche modifica, se riusciamo in queste settimane ve la diamo. Ecco, sul verde, ripeto, uno poi dal 1º aprile qua, o già a marzo, quando verrete a ritirare i sacchi, potrete già iscrivervi direttamente lì, oppure basterà semplicemente una mail o una telefonata. È chiaro che chi non vuole aderire a questo servizio è libero di farlo perché può sempre portare il verde con i suoi mezzi all'isola. Comunque, ecco, da lunedì nessun problema, non cambia niente. E poi ecco, questo servizio invece partirà e dal 2024 non ci sarà più l'interruzione dei 2 mesi, quindi ci sarà tutto l'anno il servizio dal ritiro dal verde, anche gennaio e febbraio, che storicamente invece interrompevamo.
E quindi ecco, questo è sostanzialmente quello che cambia. Come mai in uno 20 sacchetti e due sempre 20? Ok, signora Marilena, perché siamo buoni e generosi, perché se lei va a curiosare qualche comune, le do l'esempio perché così non è che dico cose a vanvera, se lei può andare a vedere comune di Flero, piuttosto che comune di Castenedolo o forse anche Rezzato, lì hanno fatto una scelta diversa, cioè una persona 10 sacchi all'anno, due persone 20, 3 30, 4 40, 5 50, oltre i 5 sempre 50 sacchi. Noi abbiamo detto, adesso tocco un tema, ma ve lo dico perché stiamo cercando e trovando anche la soluzione. Noi abbiamo detto le persone single, ce ne sono di vari tipi. C'è il single che vive proprio da solo, non ha nessuno e quindi con 10 sacchi probabilmente se la cava. Ci sono persone single però che magari sono dei nonni, un nonno da solo che però c'ha i nipotini, fine settimana c'ha i figli con i nipoti a pranzo. E quindi abbiamo fatto anche questo tipo di ragionamento, così abbiamo fatto il ragionamento di quelle persone single, ma che magari hanno un cane o un gatto, e quindi era giusto dargli 20 sacchi e non solo 10. Sul tema delle deiezioni, ne abbiamo parlato con questo gruppetto di persone, stiamo trovando una soluzione. Non ve l'anticipo oggi perché preferisco avere tutti i dettagli, ma poi magari venerdì prossimo, c'è tempo tutto marzo, vi do anche l'informazione su come stiamo cercando di risolvere questo problema. Iscrizioni ai servizi scolastici, quando si può fare? Allora, anche qui ve l'ho già detto le scorse settimane, il mese di marzo sarà il mese in cui cominciamo l'iscrizione ai servizi scolastici che sono la mensa, servizi di prescuola e trasporto. Quindi non la settimana prossima, credo entro 2 settimane, sarà possibile fare tutte queste iscrizioni. Ti chiedo un'informazione, mi si è rotto il contenitore dell'umido, come faccio ad averlo? Se passo domani mattina in comune posso averlo? Grazie, buon fine settimana. Allora Emi, ciao, nessun problema, tu puoi passare a riprenderne uno nuovo, purtroppo però non il sabato, perché il sabato abbiamo aperto solo l'ufficio anagrafe e la polizia locale, mentre il ritiro dei bidoncini rotti viene effettuato all'ufficio tributi che è aperto dal lunedì al venerdì. Il martedì mattina, senza appuntamento, puoi entrare al portone e salire a prenderlo. E anche gli altri giorni non serve l'appuntamento per questo tipo di servizio, basta entrare dal portone, insomma salire al primo piano, ufficio tributi e vi riconsegnano il bidoncino nuovo. Ok, allora non vedo altre domande, non vedo altri interventi. Intanto che ci pensate, che vi viene in mente cosa chiedere, se avete qualcosa da chiedere, un'altra informazione che vi do giusto per tenervi aggiornati, i lavori alla Santissima procedono, che è una meraviglia, sono contentissimo, si stanno concludendo la prima fase dei lavori di questo primo lotto, ora siamo in gara per assegnare la seconda fase, che è la fase delle finiture, diciamo così. Parte ancora di muratori che devono realizzare proprio l'appartamento del custode, impianti, serramenti e le ultime finiture. Quindi ecco, noi contiamo per agosto, dai, agosto aver finito tutto questo intervento e quindi siamo davvero contenti. Fine agosto vuol dire che poi a settembre, quando partiremo con la mostra di Angelo Inganni, avremo anche la Santissima, dove faremo ovviamente un evento di inaugurazione e restituiremo almeno questa porzione importante alla collettività. Allora, buongiorno, la canale di Via Martiri è piena di rovi e pianta, non sarebbe da pulire, grazie. Certamente sì,
Ricordo che il torrente La Canale è ciclo idrico principale, quindi diciamo che la sua gestione, la sua manutenzione è in capo alla regione. Poi se noi aspettiamo la regione, probabilmente La Canale si intaserebbe tutta, quindi noi chiediamo ogni 2 anni l'autorizzazione alla Regione Lombardia a poterla pulire noi con il gruppo Sentieri. Non le so dire quando, comunque in previsione anche questo, ovviamente sono interventi questi molto importanti. Però ci tengo a precisare che le giornate di fiumi sicuri, che sono aperte anche ai cittadini e sono gestite, e lo ringrazio sempre, non è mai abbastanza il grazie, dal nostro gruppo Sentieri che fa questo lavoro. Sappiate però, è giusto dirlo, che non aspettiamo i fiumi sicuri, che è un evento particolare dove si coinvolgono anche i cittadini, che poi non è che partecipino con numeri, diciamo così, importanti, ma il gruppo Sentieri tutte le settimane, anzi più giorni a settimana, perché i pensionati del gruppo sono attivi davvero più giorni a settimana, a ripulire i nostri sentieri, che guardate che sono interventi molto molto importanti, così come a ripulire anche i corsi d'acqua, perché finché non piove, purtroppo non piove, siamo di nuovo nei guai con la siccità, ma quando poi si lasciano andare queste belle bombe d'acqua, purtroppo fanno anche dei disastri. Chiaramente questo intervento è un intervento che sarà programmato a breve. Vorrei sapere come mai il ciclodromo è stato messo in divieto per i cani. Direi che è proprio per quello che dice lei, perché è un ciclodromo e non è un'area cani e non è un parco giochi. Quindi il fatto che sia un ciclodromo non è un'area cani. Non sarebbe niente, perché nessuno vieterebbe l'accesso a fare una passeggiata col proprio cane. Ma se poi capita sempre che i padroni dei cani non raccolgono per esempio le deiezioni dei loro cani, e allora abbiamo messo il cartello. So che spesso poi i cartelli servono a poco, perché uno li legge e poi se ne frega, e quindi abbiamo dentro i cani. Che ripeto, i cani io li lascerei dentro tutti, sono i padroni che li terrei fuori perché purtroppo non fanno il loro dovere. E quindi ecco, questa è la scelta. Abbiamo almeno 4 aree cani a Gussago, abbiamo dei parchi dove in qualche comune c'è il divieto anche nei parchi, perché poi nei parchi vanno a giocarci i bambini, e spesso i bambini giustamente mettono le mani per terra dove il cane ha fatto tutti i suoi bisogni, che non sarebbe niente di male, ripeto, ma almeno quelli solidi fossero raccolti, invece così non è. Purtroppo fontanella, acqua, parchetto di Ronco vicino alla chiesa è stata divelta, no, questo mi mancava, me lo segno subito. Fontana a Ronco. Grazie per la segnalazione. Mi viene una rabbia io quando vedo questo, perché se è stata divelta qualche imbecille, perché bisogna chiamarlo col proprio nome, si è divertito. Ma guardate, ogni tanto ci sono di quelle situazioni in giro che. Comunque, acqua parchetto di Ronco vicino alla chiesa. Beh, immagino che sia il parchetto di via Antica Strada Romana, quello sotto il campo da calcio. Se è quello, mi dia solo conferma, così facciamo andare a vedere. Ecco Vincenzina che si ricollega dall'Argentina. Grazie tanto del saluto per lei, per il mio Lussago. Grazie Vincenzina, spero che anche lì da voi stia migliorando la situazione. Cogliamo l'occasione sempre per salutarla. Allora, ci sarebbe da pulire anche il torrente di via Torricelli, grazie. Grazie a lei per la segnalazione. Piano piano arriveremo a pulire tutto. Anche qui torrenti sono tanti, ci sono quelli principali, ci sono quelli minori, quindi quando ci sono le giornate, scusatemi l'appello, ma quando ci sono le giornate dei fiumi sicuri,
davvero le pubblicizziamo, le diciamo, se conoscete qualcuno di buona volontà, il gruppo Sentieri non si offende e se diamo una mano ne riusciamo a pulire anche di più. Allora sì, ok, quindi era quello il parchetto. Allora, non vedo altri interventi, non vedo vostri altri commenti. Quindi mi porto verso i saluti dicendo, ricordandovi ancora una volta gli appuntamenti di questo fine settimana. Per chi vuole, domenica pomeriggio alle 2:30 in Largo Formentone a Brescia ci si ritrova per la Marcia della Pace in occasione del brutto anniversario di oggi dallo scoppio della guerra in Ucraina. Mentre sempre domenica alle 17, una cosa invece ancora più bella, che è uno spettacolo teatrale per i bambini, sono un ciclo di tre appuntamenti, questo è già il secondo, ore 17, sala civica, la storia di Pinocchio, ingresso gratuito, quindi tutti i bambini sono invitati e anche i genitori, anche chi è più grandicello, non fa mai male, quindi c'è questo appuntamento. Basta, le altre cose ve le ho dette, quindi io vi saluto, vi auguro un buon venerdì pomeriggio, un buon fine settimana, sperando di vederci, di incontrarci in giro per il nostro paese e ci rivediamo venerdì prossimo, stessa ora e stesso canale, quindi arrivederci a tutti.